verità, amici cittadini, questa partecipazione corale, la città, senza distinzioni di parte, le istituzioni, la società civile, ci dice molto semplicemente che Maurizio Valenzi è stato una gran persona. È stato presentato in anteprima questa mattina al Cinema Modernissimo il documentario Confesso che mi sono divertito, 100 anni di una vita straordinaria, realizzato dalla Fondazione Valenzi in collaborazione con Metro Napoli Web TV sulla figura poliedrica di Maurizio Valenzi, l'ex parlamentare italiano ed europeo e sindaco di Napoli dal 1975 al 1983. Il documentario vuole ricordare la sua figura come uomo, politico e artista, ma anche ripercorrere un lungo periodo di storia e di politica italiana ed internazionale. Nel documentario, oltre al ricordo del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, compaiono le interviste esclusive ai figli Lucia e Marco. Sì, finalmente abbiamo un prodotto per descrivere attraverso le immagini appunto la vita di mio padre e anche il centro di quello che stiamo cercando di fare anche come fondazione, di riproporre questo discorso che la politica poi non è questa cosa appunto come viene vista oggi, solo brutta e sporca, ma è, può essere impegno civile, può essere la politica come servizio, e così era concepita, e questo fu sottolineato dal presidente Napolitano quando facemmo la commemorazione 2 anni fa, in cui appunto disse la politica come nobile arte. A fare da narratore alle tante immagini inedite reperite attraverso le teche Rai e l'emeroteca Tucci è la voce dell'attore Mariano Rigillo. Il documentario sarà proiettato per il pubblico giovedì 10 novembre alle 16:30 al Cinema Modernissimo. L'ingresso è gratuito.